Buon pomeriggio a tutti, è il 3 settembre, sono le 14:30, credo che siamo puntuali, sì, puntualissimi. Ritornati all'orario, diciamo, dei giorni feriali, più o meno questo. Sapete che cerco di essere alle 17 in diretta durante il sabato e la domenica, diciamo durante il fine settimana. 14:30 è l'orario, diciamo, dei giorni lavorativi. Ritorniamo, naturalmente, la prima cosa da fare è chiedervi di pigiare sulla freccetta che vedete qui sotto dove c'è scritto condividi. Naturalmente, per farlo, se lo fate subito, questo ci consente magari di arrivare a più persone durante la diretta, ma potete farlo anche successivamente quando poi resta il video sia sul canale YouTube sia sul mio blog ivanscalfarotto.it, che naturalmente su questa pagina Facebook, per chi non riuscisse a essere in diretta alle 14:30 e volesse vedere la diretta durante la giornata. Quindi benvenuti ancora, è la prima diretta, diciamo, di giorno feriale dopo la ripresa estiva. Domani saremo nuovamente in diretta alle 14:30 da Roma, però domani torno a Roma perché domani pomeriggio siamo in aula. Naturalmente l'obiettivo poi di raccontarvi anche quello che succede in Parlamento, come abbiamo fatto, diciamo, prima della pausa estiva, e quindi domani vi racconterò di quello che ci aspetta in aula nella giornata di martedì. Oggi invece volevo ancora restare in particolare sui temi dell'economia e della politica estera, che sono quelli che mi sembra siano un po' i fatti del giorno. L'economia è un bubbone che è destinato a scoppiare perché sapete che entro la fine del mese deve essere presentata la nota di aggiornamento al DEF, al documento di economia e di finanza, quindi in buona sostanza si dovrà vedere che cosa ha in mente l'esecutivo giallo-verde per quello che riguarda la politica, diciamo la legge di bilancio, quelle che saranno le linee di politica economica per l'anno a venire, come il governo deciderà di allocare le risorse. È un problema molto grosso perché naturalmente sappiamo che le risorse sono quelle che sono poche, e le promesse fatte in campagna elettorale da Lega 5 Stelle sono costosissime. Vi ricordate, ci hanno promesso la flat tax, ci hanno promesso il reddito di cittadinanza, hanno promesso la cancellazione della legge Fornero, e poi ricordate tutti quando platealmente l'attuale ministro dell'interno Matteo Salvini prometteva che al primo consiglio dei ministri avrebbero abolito tutte le accise sulla benzina. Niente di tutto questo si è visto, naturalmente, anzi, peraltro ricordiamo tutti che bisogna trovare innanzitutto quasi 13 miliardi di euro per evitare che scattino le cosiddette clausole di salvaguardia e che quindi aumenti l'IVA, che sarebbe sostanzialmente una tassa che va a colpire un po' tutti i cittadini, perché tutti consumiamo, tutti acquistiamo, indipendentemente dal nostro reddito verremmo colpiti tutti. È chiaramente una coperta cortissima, per cui già dalla lettura dei giornali si capisce che sotto il pelo dell'acqua covano delle tensioni fortissime. Ieri c'è stata l'intervista del ministro Tria, che si è preso, per così dire, il compito di essere l'uomo delle parole di saggezza, quello che tiene i conti in ordine, quello che poi dice, ed è interessante, che l'Italia non è il malato d'Europa, che l'Italia è solida, che ha dei fondamentali importanti, cosa sulla quale francamente io concordo. Io penso che noi gli abbiamo consegnato un'Italia che nei suoi fondamentali era stata, almeno in buona sostanza, era in via di risanamento importante, e quindi ciò che hanno ereditato è un paese credibile. L'abbiamo visto con lo spread, che fin tanto che il governo Gentiloni è stato in carica ha veleggiato intorno ai 120-130 punti, e che adesso gira intorno ai 290 con quello che ne deriverà. E le discussioni sono partite, appunto. Tria dice: no, ma figuriamoci, noi contratteremo con l'Europa. Ma poi nel frattempo i suoi dicono che invece si pensa a uno sforamento del famoso tetto del 3%, che è già tanto di più di quello che dovremmo fare. Noi avevamo concordato con l'Europa che si arrivasse all'1,8, poi allo 0,9, quindi che il deficit PIL, il rapporto deficit-PIL, si avvicinasse allo zero, perché abbiamo l'obbligo di riportare il debito pubblico sotto controllo. Sapete che tendenzialmente bisognerebbe arrivare a un rapporto tra debito e PIL del 60%, dal quale noi siamo ovviamente lontanissimi. Quindi bisogna fare delle operazioni per tranquillizzare i mercati che tengano sotto controllo questo rapporto tra deficit e PIL. Però se oggi leggiamo, per esempio, l'intervista del sottosegretario Siri,
quello che aspirava ad andare all'economia, che invece alle infrastrutture, che cosa ci dice il ministro, il sottosegretario Siri? Che secondo lui quello che conta è la flat tax, mentre il reddito di cittadinanza, insomma, lui dice se l'Italia fosse paragonabile a un malato, la flat tax sarebbe l'antibiotico, mentre invece il reddito di cittadinanza sono i fermenti lattici, dice. Ora andatelo a dire Luigi Di Maio, vi dirà che è tutto il contrario. Quindi diciamo che il povero Tria, quello che sostiene di tenere i conti in ordine, i conti pubblici in ordine, dovrà mettersi al tavolo con l'ectoplasmatico presidente del Consiglio Conte, i due vicepresidenti del Consiglio, e provare a quadrare il cerchio. Sarà durissima, noi naturalmente saremo lì a vedere che cosa fanno e come si comportano, quali saranno le loro priorità, e soprattutto faremo di tutto per evitare che questo paese vada pancia all'aria, che è il rischio che stiamo correndo. Perché vedete, la cosa che veramente mi stupisce è che abbiamo continuamente a che fare con una forma di comunicazione che parla alla pancia del paese, ma in modo, come dire, necessario prende in giro il cervello del paese. Cioè si danno delle comunicazioni così estremamente colorite, magari ad effetto, che possono dare dei titoli ai giornalisti, ma poi alla fine si finisce, appunto alla fine diciamo la conclusione è che chi ci rimette è il paese nella sua interezza. Mi riferisco in particolare all'ultima boutade di Gigi Di Maio, il quale ha detto: ma figuriamoci se noi ci curiamo delle agenzie di rating, noi piuttosto quello che vogliamo fare, non vogliamo dare una pugnalata al paese, come se il giudizio delle agenzie di rating e il giudizio dei mercati fosse una cosa che non va a finire comunque sulle tasche degli italiani. Questo diciamo è l'errore, si contrappongono le agenzie di rating, le tasche degli italiani, come se fossero cose diverse, e invece sono assolutamente la stessa cosa. E oggi vi voglio segnalare un bellissimo articolo di Marcello Messori su Repubblica di oggi, che è un professore di economia della LUIS, che spiega in modo molto corretto perché quando lo spread sale sono gli italiani a pagare, lo pagano direttamente. Voglio, come dire, riassumervi un po' quello che Messori dice in modo molto semplice, molto preciso e molto chiaro. Innanzitutto la prima cosa da dire è che nel momento in cui sale lo spread aumenta la spesa per interessi, e quindi dice Messori, appunto, lui fa un calcolo di circa 2 miliardi per quest'anno, di 4,3 miliardi per l'anno prossimo, diciamo sono 4, 5, 6 miliardi che ballano. E questi soldi devono essere trovati e sottratti da qualche altra parte. Se ci sono 6 miliardi in meno da spendere, vuol dire che questi 6 miliardi non potranno essere utilizzati per le scuole, per gli ospedali, per la polizia, per l'ordine pubblico, per la formazione professionale, per tutto ciò di cui il paese ha bisogno. Bisogna prendere questi soldi e darli a chi ha investito. Sapete che un terzo del debito pubblico è in mani estere, comunque naturalmente nelle mani, il debito pubblico è in gran parte nelle mani di grandi istituzioni finanziarie, anche delle banche italiane, che naturalmente hanno comprato debito pubblico per finanziarsi con dei titoli che avevano un certo valore. Ora, con l'aumento del tasso di interesse si produce anche una diminuzione del valore di quei titoli che le banche italiane hanno nella propria pancia, e quindi il capitale di queste banche si indebolisce. Ora, perché esistono delle norme internazionali anche di corretto andamento dei bilanci delle banche, le banche sono tenute a ricapitalizzare, saranno tenute a ricapitalizzare, appunto, quindi a rinforzare il proprio capitale sociale, a causa della perdita di valore dei titoli di Stato che hanno in pancia. E questo come possono farlo? Naturalmente potranno provare a trovare diciamo capitali sul mercato di privati, quindi non titoli di Stato, ma andare a rafforzarsi con capitale privato, ma questo lo dovranno fare pagando un interesse maggiore, naturalmente. E se non riuscissero a ricapitalizzare, questo dovranno farlo stringendo il credito nei confronti delle imprese e delle famiglie. Ora, se stringono il credito nei confronti delle imprese, questo impedisce alle imprese di crescere, e quindi impedisce alle imprese di produrre ricchezza, di produrre posti di lavoro, e quindi evidentemente questo comporta per le famiglie una maggiore difficoltà, perché le imprese daranno meno posti di lavoro, produrranno meno ricchezza. Ma anche se le famiglie volessero poi chiedere il credito
alle banche dovranno chiederle con un interesse maggiorato, e quindi soprattutto se dovessero rinegoziare un mutuo o un prestito lo dovrebbero fare a un costo superiore, ovvero se avessero investito i propri risparmi in, per esempio, dei fondi di investimento a basso rischio che contengono nella loro pancia titoli di Stato, la perdita del valore di quei titoli si ripercuoterebbe anche sul loro risparmio. Quindi, in buona sostanza, se lo spread sale, perdiamo soldi che avremmo potuto spendere altrimenti e creiamo un problema alle nostre banche che erogano credito e che per rafforzarsi dovrebbero evidentemente o trovare nuovi capitali a un prezzo maggiorato o stringere la borsa del credito e quindi rendere più difficile la vita delle imprese che creano posti di lavoro e ricchezza, o delle famiglie quando le famiglie hanno bisogno di credito. Quindi alla fine la pugnalata di cui parla Di Maio comunque arriva al povero Pantalone, che si illude che noi ce ne freghiamo delle agenzie di rating, ma quando noi ce ne freghiamo delle agenzie di rating e dello spread, e quindi facciamo la politica che sta facendo il governo giallo-verde, poi alla fine chi paga è direttamente il cittadino, cioè ciascuno di noi sarà tenuto a pagare dei soldi per le dichiarazioni incredibili che queste persone stanno facendo. Abbiamo messo, diciamo, l'autobus nelle mani di gente che non sa quello che fa e che dice probabilmente cose di cui non comprende la gravità. Questa è la situazione. Due piccole cose prima di chiudere, piccole, grandissime, ma dette in breve, che riguardano la politica estera. Come sapete, io sono in Commissione Esteri e volevo segnalarvi l'iniziativa dei nostri capigruppo in Commissione Esteri alla Camera e al Senato, Lia Quartapelle e Alessandro Alfieri, che hanno chiesto al ministro Moavero Milanesi di venire in Parlamento a riferire sulla situazione in Libia, che è una situazione gravissima. Sapete che c'è una battaglia in atto delle varie milizie contro il governo, diciamo, legittimo, riconosciuto a livello internazionale, libico. Sapete che l'ambasciata italiana in Libia è l'unica ambasciata aperta e i nostri diplomatici, ai quali va naturalmente il nostro incoraggiamento, il nostro applauso per il coraggio, la dedizione, il senso dello Stato che stanno dimostrando, sono lì sul campo a tenere in piedi quel minimo di comunità internazionale che è appunto lì a Tripoli in questo momento, e quindi abbiamo chiesto al ministro di venire a riferire. È una situazione gravissima. Trump ha detto che l'Italia deve avere una posizione di leadership, e quindi ci piacerebbe anche sapere come questa posizione di leadership sarà rivestita, sarà interpretata dall'Italia. E un'altra cosa di cui non si parla per niente in Italia, però io ci tenevo a dirla e a fare un riferimento a questo, sempre per quello che riguarda la politica estera, è la situazione in Birmania, in Myanmar. Sapete che lì c'è la tragedia dei Rohingya, che sono la minoranza musulmana della Birmania, che è una minoranza disconosciuta. Già dal 1918 i Rohingya non sono stati considerati un gruppo etnico minoritario, quindi non hanno nessun ruolo, nessuna dignità, nessun riconoscimento. Negli ultimi tempi più di 700.000 persone si sono dovute rifugiare in Bangladesh, e recentemente si è conclusa l'indagine indipendente fatta da una commissione delle Nazioni Unite che ha chiesto l'incriminazione per crimini contro l'umanità, per genocidio, dei vertici militari del governo di Yangon, che è la capitale del Myanmar. Quindi un'altra situazione terribile, si parla di genocidio, sapete, non a cuor leggero, quindi una situazione veramente molto molto brutta, e anche su questo appunto ne parlerò nei prossimi giorni con Lia Quartapelle, con Alessandro Alfieri. Io penso che sia il caso che il Partito Democratico si faccia sentire e chieda al governo quali iniziative intenda cogliere, quali azioni voglia prendere anche a livello internazionale per frenare questi fatti così veramente gravissimi. Mi fermo qui per non esagerare, quasi 15 minuti che è il mio limite massimo, cerco di mantenerlo, di rispettarlo. Vi ricordo come al solito di condividere questa diretta e il video poi che lascerò tra poco su YouTube, sul sito ivanscalfarotto.it e sulla pagina Facebook. L'appuntamento è domani da Roma, salvo ritardi degli aerei, ma penso di essere in tempo, sempre alle 14.30. Vi auguro un ottimo lunedì pomeriggio, e a domani. Ciao!